Ciao, io sono Cricco per guadagnacoblog.it, ti do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi parliamo delle varie metodologie per guadagnare col tuo computer. Ho deciso di catalogare alcuni dei metodi per guadagnare online perché ce sono veramente tantissimi e di disporli in ordine di difficoltà e di conseguenza anche di rendite che ti possono dare. Quindi partiamo dal basso per andare verso l'alto. Partiamo col numero 1, che sono i sondaggi online. Perché qualcuno dovrebbe pagarti per compilare un sondaggio online? Perché ormai l'avrai capito, oggi ormai si fa sempre più attenzione alla privacy dell'utente e del visitatore, è uscita la nuova legge europea, hanno fatto un mazzo Zuckerberg per Facebook, per i dati, insomma, i dati sono importantissimi. Grazie ai sondaggi le aziende possono prelevare da te dei dati. Ma tu lo sai che quando su Facebook vedi un post e metti una reazione, quindi metti un like o la faccina che ride, il cuoricino, la faccina che piange, eccetera, eccetera, tu vai a dare informazioni a Facebook perché tutti quei dati vengono raccolti e poi studiati. Quindi se c'è, che ne so, un post umoristico e metti la faccina che ride, tac, si capisce che sei una persona che ha un buon senso dell'umorismo e probabilmente quando Facebook, quando si andrà poi, quando visualizzerai post sponsorizzati, Facebook tenderà a farti apparire quelli umoristici. Insomma, è tutto c'è dietro un mondo. Ecco perché le aziende pagano per far sì che le persone compilino dei semplici questionari e rispondano a delle semplici domande. Ci sono tre dei siti, secondo me, migliori in Italia per fare questo. Il primo è Migliori Sondaggi Online, il secondo è Surveyea e il terzo è MySurvey. In descrizione del video troverai i link. Quanto si guadagna? Domanda lecita. Si guadagna veramente poco, amico mio. Lascia stare, a volte leggi scritto 20 euro al giorno, ma neanche se stai 24 ore al giorno a scrivere, a compilare, ce la fai a raggiungere una cifra del genere. Si guadagna veramente poco. E può essere consigliabile così per chi inizia, muove i primi passi nel guadagno online col proprio computer. Vuole così vedere, testare e anche solo provare l'ebbrezza di ricevere un pagamento, benché piccolo, online tramite PayPal, eccetera, eccetera. Nel momento in cui ti sei fatto le ossa e hai capito un po' come funziona, ti consiglio veramente di passare altro. Voto 1 su 10 di difficoltà. Bene, andiamo avanti. Sempre come difficoltà 1 su 10, quindi facilissimo, hai la possibilità di affittare dei beni preziosi. Avrai presente sicuramente quelle aziende che noleggiano auto di lusso. Chi una volta nella vita non vuole provare l'ebbrezza di guidare un Ferrari o un Lamborghini alla modica cifra di 2.000 euro al giorno, più una caparra di 7.000, più se la rideggi bollata ti tolgono la casa e anche le mutande, ma quello è un altro discorso. Quindi queste case che cosa fanno? Acquistano macchine importanti di lusso, nel frattempo che cercano di venderle, le noleggiano, così almeno hanno delle entrate. Su questa falsa riga puoi procedere anche tu. Supponiamo che tu abbia acquistato una macchina fotografica, una reflex potentissima da 3.500 euro senza obiettivo, e nel frattempo che, se non sei un fotografo appunto professionista e ti serve dietro con te tutti i giorni, magari a settimane in cui non la utilizzi, perfetto, in quella settimana puoi rendere la tua macchina disponibile per essere affittata e noleggiata. Domanda: ma come faccio io a assicurarmi che questo non me la ruba, non me la ciula, eccetera, eccetera? C'è un sito che è predisposto a fare questo. Si chiama LockLock, sempre in descrizione trovi il link, e puoi noleggiare qualsiasi cosa: una macchina fotografica, una bicicletta, una stanza della tua camera, l'intera casa, e diventa un po' come Airbnb. Però è un sito poco conosciuto che ci tengo a renderlo visibile perché può essere utile sia per chi affitta un bene e quindi ne può trarre guadagno, sia da chi ha bisogno solo di quella cosa per quella data giornata e giustamente non vuole spendere soldi ad acquistarlo. Andiamo avanti, difficoltà 2 su 10 è la vendita online. Beh, io penso che ormai tutti oggi vendiamo tutto ciò che non ci serve online, ma se non l'ho ancora fatto ti consiglio di provarlo. Conoscerai sicuramente i siti più famosi, Kijiji e Subito.it, ma un'altra piattaforma, forse insospettabile, molto forte per la vendita online è proprio Facebook. Ma non, raga, vendo il mio Samsung S7, no. Ma c'è proprio il marketplace di Facebook, in cima, in alto, c'è questa iconcina con scritto marketplace e lì puoi vendere. E la cosa bella è che vendi in zona, in modo localizzato, perché ti dici: guarda, io vendo questa roba qui nella mia città e Facebook sa bene dove abiti e
ti dà un raggio d'azione di 5, 7, 20 km e di conseguenza è fatto veramente molto bene. In più puoi notare quante persone sono andate sul tuo annuncio e nel momento in cui tu andrai a fare uno sconto ulteriore sull'articolo, tutte le persone che hanno visitato il tuo annuncio gli arriva la notifica: ah, guarda che questo articolo è stato scontato di 10, 20, 30 euro, e quindi c'è possibilità che ritorni nuovamente nel tuo annuncio e che tu concluda l'affare. È un mezzo veramente forte. E ho dato un voto sempre di 2 su 10 al crowdfunding immobiliare. Parliamo in italiano. Crowdfunding è una raccolta fondi. Se hai bisogno di un bene e non puoi permetterlo, allora si fa un crowdfunding dove i donatori decidono di mettere questa cifra finché non si raggiunge la cifra prestabilita per acquistare quel bene. Ad esempio, io 3 anni fa ho fatto insieme a un mio amico una campagna di raccolta fondi su un sito che si chiama MusicRaiser, dove qual era il progetto di base? Siccome sono un musicista e anche il mio amico è un musicista, la cosa che ci piace di più è fare musica, sì, nei teatri, nei posti prestabiliti dove far musica, ma è bellissimo anche portare la musica nelle strade, nelle piazze, durante il movimento del lunedì mattina, cioè quando la gente meno se l'aspetta, per regalare quell'attimo di felicità a qualcuno. Così abbiamo messo in piedi questo progetto che si chiamava Pianisti Last Minute, dove avevamo bisogno di un pianoforte che già ce lo avevamo, ma non sapevamo come trasportarlo perché ci serviva un furgone, un pianoforte non lo puoi mettere in un'auto, quindi essenzialmente abbiamo fatto questa raccolta fondi per acquistare un furgone. Siamo arrivati alla soglia per acquistare il furgone, abbiamo chiuso la campagna, abbiamo ringraziato i nostri donatori e abbiamo dato a ognuno di loro un piccolo regalino. Così funziona il crowdfunding. Il crowdfunding immobiliare alla fine non è tanto diverso. Supponiamo che tu voglia comprare quella villa, però quella villa ti costa 700.000 euro e tu non ce l'hai. Allora vai da 5 persone e dici: raga, ma se noi siete interessati a quella villa, guardate quanto è bella, se noi ci dividiamo la cifra per 5, beh, può uscire una cifra interessante. E quali sono i vantaggi? Che a turno magari facciamo un weekend a te, una settimana a testa, ci andiamo a godere quella villa che si trova in una posizione strategica. Ma il grande vantaggio, oltre a poter godere degli spazi, del giardino, della piscina, eccetera, eccetera, sono le rendite che quella villa ti dà annualmente. Ecco, questo è il caso di Houseers, un sito veramente fatto bene, dove puoi vedere quali sono i progetti online, puoi vedere in quale progetto entrare, che ne so, stanno cercando di comprare oppure stanno costruendo questo albergo in centro di Madrid, ci sono sia cose spagnole che italiane che di altri paesi, e in centro Milano, in centro Madrid occorrono 1 milione, siamo arrivati a 900.000 euro e tu puoi contribuire per far aumentare la percentuale, e troverai scritto nel dettaglio, in base a quanto andrai a contribuire, quanto sarà la tua rendita fra un anno, perché ci sono tutti i dati catastali, tutto, insomma è un sito fatto veramente bene, in più in piedi da un po' di tempo, quindi si spera che i tuoi soldi poi non finiscano in una bolla d'acqua. Dacci un'occhiata, sempre in descrizione trovi il link. Come difficoltà 3 su 10 invece puoi diventare un trascrittore e più nel dettaglio uno sbobinatore. Chi è lo sbobinatore? Quello che ascolta i video 10, 20, 30 minuti e trascrive a mano, su Word, dovunque tu voglia, scusami, e trascrive tutto ciò che sente. Quindi se c'è un dialogo fra due persone lo trascrive, se c'è un monologo di una persona lo trascrive. E perché uno dovrebbe essere pagato per fare questo lavoro qui? Perché talvolta c'è bisogno di mettere i sottotitoli a dei video, soprattutto se il video lo si vuole rendere utile ai sordomuti. Oppure sta andando molto di moda ultimamente sottotitolare i video in cui si parla che vanno su Facebook, perché sai bene che quando vai su Facebook e vedi un video, finché non ci clicchi sopra l'audio non parte, e questo è stato studiato apposta, perché se tu vuoi comunque vederti un video in biblioteca, a scuola, in chiesa, insomma in quei posti dove non ci possono essere altri tipi di suoni o di rumori, puoi comunque guardarti il video senza farti sgamare, e avendo sotto i sottotitoli puoi guardare il video e capire il tizio che cosa sta dicendo. Quindi sono lavori richiesti, quindi puoi andare a cercare sicuramente questo tipo di lavoro nei forum, oppure andare a contattare direttamente i vari youtubers e le Facebook star che fanno questi tipi di contenuti e andarti a proporre. Per la legge dei grandi numeri dovresti riuscire a ottenere almeno un lavoro.
Bene, con difficoltà invece 4 su 10 ho messo il trading online. Fermo, so già cosa stai pensando. Stai dicendo, ma il trading online è una roba non sicura, è difficilissima, devo studiare ore e ore, sono finiti libri e videocorsi, con il minimo 9 su 10 di difficoltà, non 4 su 10. Ma aspetta e lasciami spiegare, poi arrivi alle tue conclusioni. Innanzitutto, per chi non lo conosce, cos'è il trading online? Il trading online significa essenzialmente riuscire a prevedere il trend, ovvero la direzione di una criptovaluta, piuttosto che di azioni, piuttosto che di titoli di Stato, eccetera, eccetera. Quindi io che cosa dico? Guarda, secondo me le azioni di Facebook nel corso della prossima settimana andranno a salire. Quindi tu punti su Facebook, il tuo cavallo vincente, e se queste azioni vanno a salire, guadagni. Viceversa, perdi se il trend va in direzione opposta alle tue previsioni. Questo essenzialmente in modo molto spicciolo il trading online. Tuttavia non ci si può improvvisare dei trader, perché ovviamente provando a giocare, non è un gioco, ad intuito, con un po' di fortuna sicuramente azzeccherai qualche posizione, la prenderai sicuramente, ma questo non è un gioco d'azzardo. Ci sono persone che vivono proprio solamente di trading, quindi capirai che c'è un'alta quantità di rischio che tu possa perdere veramente tutto il tuo capitale. Perciò come devi fare per assicurarti una buona probabilità e soprattutto cercare all'interno di un anno di andare in positivo? Non ce ne frega niente andare in negativo un giorno, due giorni, tre giorni, non si può sempre azzeccare tutto, ma andare complessivamente in positivo nel giro di un anno. Ecco perché esiste il social trading. Che cos'è? Questa è una delle varie funzionalità che mette a disposizione eToro, e sempre in descrizione trovi il link. Si tratta di poter vedere le statistiche dei migliori trader, ovvero Pinco Pallino nell'ultimo mese, nell'ultima settimana, nell'ultimo anno è andato in positivo l'80% di volte. Cavolo, questo è uno che ci sa fare. Quindi vedi le statistiche dal migliore al peggiore. Tu puoi decidere di seguire e di letteralmente copiare le operazioni di uno di loro. Ma tu mi stai dicendo, cavoli, dovrei sempre stare attaccato al computer, in più questi sono americani, c'è il fuso orario, questi magari giocano alle 7, io devo giocare 2 di notte, no, non funziona così. Ma il bello è che seguendo un personaggio andrai essenzialmente a fare, aprire, chiudere posizioni totalmente in automatico, quindi anche quando sarai lontano dal tuo PC, se decidi di seguire quella persona, il computer andrà essenzialmente, se lui apre una posizione te l'apre anche te, se lui la chiude te la chiude anche te, eccetera eccetera, tutto in automatico. Difficoltà 4 su 10, se sei uno studente o un ex studente ma prendevi gli appunti in modo molto precisino, addirittura li riscrivevi al computer, allora puoi guadagnare vendendo le informazioni. Siamo nel mondo dell'infomarketing, quindi vendere le informazioni è importantissimo. Ci sono studenti, anche universitari, che per un esame sarebbero disposti a spendere 20, 30, 40 euro anche per delle slide o per degli appunti fatti bene che riassumono in modo schematico e sintetico quella data materia. Quindi ti consiglio di andare a caricare i tuoi file o su Scuola, sempre in descrizione trovi il link, e su DocCity, senza la C ma con la S, sempre in descrizione trovi tutti i link, e puoi guadagnare qualche soldo in automatico. Saliamo con la difficoltà, ma saliamo anche con i guadagni. Siamo a 7 su 10, cioè l'affiliate marketing. Questo è uno dei temi che mi sta più a cuore e ovviamente ho menzionato questo tipo di guadagno, questo tipo di lavoro, sia qui sul canale su YouTube, ma anche su guadagnocoblog.it. Sempre in descrizione potrai trovare due articoli su cui ci ho speso e dedicato veramente tanto tanto tempo. Bene, si tratta quindi di andare a vendere dei prodotti che non sono propri, ricevendo così una percentuale, ed è una sorta di dropshipping, ma non devi fare assolutamente niente. Quali sono i pro e i contro? I pro è che non ti sei dovuto fare il mazzo nel cercare di capire quale prodotto creare e nel realizzarlo, non ci hai dovuto spendere soldi, energie, tempo, denaro, niente, non hai dovuto fare niente. Il contro è che, non avendo realizzato, non puoi conoscere il valore di quel reale prodotto o servizio, perché è un conto se io so che questa cosa l'ho fatta io, so quanto vale, so che prezzo dargli e so che sono una persona onesta e lo metto sul mercato. Ma se lo fa qualcun altro, io non so quali sono i suoi fini, quanto margine ha sopra di guadagno, se ha fatto bene il lavoro. Quindi sono costretto ad acquistare comunque quel prodotto o servizio per capire che hai fatto bene e poi andare a venderlo. Quindi questa è sempre la cosa che ti consiglio di fare. Tra le varie piattaforme di affiliazione voglio assolutamente citarti
una piattaforma che è tornata online da pochi giorni, quindi ha l'esclusività di essere uno dei primi, che è il centro affiliati. Nel centro affiliati potrai trovare una serie di infoprodotti da sponsorizzare, infoprodotti essenzialmente legati al mondo del guadagno online, e troverai prodotti, attenzione, apri bene le orecchie, che una sola vendita generata di questo prodotto ti può fatturare 700-800 euro a vendita. Quindi anche solo fare una di queste vendite in un mese non sarebbe male. Se te la cavi con la grafica, difficoltà 7 su 10, puoi disegnare dei logo. Hai Photoshop, dimmi che non ce l'hai craccato, altrimenti mi arrabbio. Oppure puoi utilizzare software gratuiti come Canva. Faccio un giro perché non te ne pentirai. Ultimamente sto utilizzando tutte le immagini per i social da Canva, è veramente fantastico. Non ho ancora capito qual è il limite, perché io continuo a caricare immagini e secondo me ci sarà uno spazio limitato, a un certo punto ti chiederà di diventare utente premium, ma questa cosa ancora non mi è capitata, quindi per ora è tutto gratuito e funziona alla grande. Invece se te la cavi molto bene, allora puoi a un certo punto andare a partecipare a dei veri e propri tornei delle grandi aziende. La sparo grossa, Coca-Cola dice: ragazzi, ho bisogno del nuovo logo natalizio. Fa un contest dove dice: chi mi fa il logo migliore si aggiudica il cash. Allora tu fai le tue proposte e insomma è interessante. Vai al sito che trovi qui sotto, che è il Logo Tournament. Difficoltà 7 su 10, ci sono i casinò. Il casinò può essere puro gioco d'azzardo se tu ti siedi e giochi senza un minimo di strategia. Io abito non troppo lontano dalla Svizzera e in Svizzera il casinò più vicino, appena passi il confine, è il casinò Admiral di Mendrisio. E l'altro giorno ero lì con un mio amico, noi ci troviamo una sera a settimana, andiamo su e che cosa facciamo? Giochiamo, ci divertiamo, cerchiamo di andare in positivo di 50 franchi ogni serata a testa e ce ne andiamo via. Ma si siede questo signore di fianco a noi che arriva lì, inserisce il suo ticket da 400 franchi, inizia a giocare su questa roulette automatica, non è quella con le persone vere, ma c'è una macchinetta dove puoi puntare con un semplice screen. Quindi lui inizia a mettere col dito puntate da 5 franchi a caso e noi lo chiamiamo il pittore, perché essenzialmente col dito inizia a mettere, a puntare a caso, insomma esce il numero, l'unico numero che non aveva giocato lui, e ha perso 400 franchi in 20 secondi. Ecco, questo è puro azzardo, però ci sono delle strategie, ci sono tantissime strategie che puoi trovare anche online. Io te ne consiglio una che ti permette di avere una grande probabilità, un'alta probabilità di riuscita. Non è sicuro, nulla è sicuro quando si gioca in questi campi, ma aumenti la percentuale. Si tratta di una percentuale dell'86%, quindi se la matematica non è un'opinione, e si tratta nel giocare in questo modo. Vai su guadagnocoblog.it, c'è l'articolo relativo dove ti mostra le giocate che devi fare. Provaci, faccio un pensierino, ovviamente non per forza devi andare a giocare online, soprattutto se abiti lontano dalla Svizzera, non volevo dire offline, puoi giocare anche online, ma attenzione alla scelta dei casinò, devono essere riconosciuti dalla AAMS. Mi raccomando, sempre su Guadagno col blog trovi i casinò più affidabili. Sempre con difficoltà 8 su 10 c'è la stesura di un corso, ebook o per esempio un libro, la metto lì, anche se il cartaceo ormai offre poco margine di guadagno, così come il disco, il CD per i musicisti ormai purtroppo non se ne vendono più di tanti. Vabbè, comunque se hai delle conoscenze, delle competenze, puoi mettere all'interno di un raccolto, per esempio dentro un libro. E soprattutto se hai delle caratteristiche di imprenditore, soprattutto di autopromozione, perché i piccoli editori non fanno nulla se non metterti il loro marchio e prendersi la maggior parte dei guadagni sul libro. Tu lo sai, vero che di media un autore prende il 10% sul libro, quindi cioè se il libro costa 10 euro tu guadagni 1 euro, tu autore che ti sei fatto il mazzo a scrivere tutto. Vabbè, lasciamo perdere che si aprirebbe una inutile polemica lunghissima, però insomma volevo citarti alcuni casi di successo per non scoraggiarti. Sicuramente conoscerai il libro 50 sfumature di grigio, e questo libro era stato inizialmente autopubblicato su Amazon e già aveva riscosso un po' di successo. Una grande casa editrice l'aveva notato e ha detto: vieni qua sotto la mia ala che ti pubblico io, e in realtà ci aveva visto molto bene. Infatti dopo solo 4 mesi della sua pubblicazione, solo nel Regno Unito aveva fatto più di 5 milioni di copie vendute. Fai tu i calcoli, metti caso che il libro costava appunto 10 euro,
per 5,3 e hai velocemente la somma totale. Quindi può essere un metodo buono, sperando che qualcuno di grosso ti veda, ma siccome queste cose accadono molto raramente, sappi che se fai il libro, ci investi tanto tempo e tante energie, magari tutte queste non verranno ripagate a dovere. Difficoltà 8 su 10, ma anche 9 su 10, è quello di diventare uno youtuber. Ora, se lo facevi all'inizio di YouTube, c'erano tante possibilità, ma come tutte le cose, quando un mercato si satura, entrare di prepotenza e sfondare tutto è veramente difficile. C'è riuscito Marco Montemagno con Facebook, c'erano già tante Facebook star, poi è entrato lui e in 3 anni ha costruito un grandissimo impero, ha centinaia di migliaia di follower su Facebook. Poi YouTube è saturo, è pieno di ragazzini che fanno esperimenti sociali, è entrato il musicista del momento, attualmente sto registrando questo video, che è Young Signorino, un 19enne che se ne intende di marketing, ha fatto 2-3 video musicali veramente stupidi ma estremamente virali e bam, milioni di visualizzazioni e tutti ne parlano di lui, è stato intervistato in alcune radio, è stato ospite in alcune TV. Per fare tanti numeri quindi devi essere qualcosa di speciale, qualcosa fuori dalle regole, e devi dire qualcosa che faccia parlare di te. Ma in che modo si può guadagnare su YouTube? In 2 modi: sia con le pubblicità, quindi con le visualizzazioni che riceverà il tuo video, sia con le vendite indirette dei prodotti. Con le visualizzazioni cosa significa? Che una volta che hai raggiunto un certo tot numero di iscritti e di visualizzazioni, e nessuno mai ha capito quant'è questo tot numero, puoi richiedere di diventare partner di YouTube. A quel punto, se verrai accettato, YouTube inizierà ad inserire delle pubblicità che compariranno o prima del tuo video o durante il tuo video o alla fine del video, e tu non è che guadagnerai, attenzione, questo forse in pochi lo sanno, ma tu vai a condividere i tuoi guadagni con YouTube. Supponiamo che tu su ogni pubblicità che viene visionata da una persona debba guadagnare il 100%, 60% YouTube e 40% a te. Quindi YouTube guadagna anche su di te. Quindi, cioè, non sentirti troppo privilegiato, adesso posso guadagnare con YouTube. No, cioè, significa andare veramente sotto uno schiavo e dargli la maggior parte dei guadagni, un po' come lo Stato italiano. E poi guadagnare tramite le vendite indirette, che forse possono essere quelle che ti danno i maggiori guadagni. Esempio, nel 2015 ho pubblicato all'interno del mio canale dedicato alla musica, che si chiama come il mio nome e cognome, Cristian Salerno, avevo pubblicato un video dal titolo semplice ma che allo stesso tempo attrae un sacco di utenza, come scrivere una canzone. È un video che dura all'incirca 19-20 minuti e spiegavo di alcune strategie che funzionano e che utilizzano i cantanti italiani e non, che utilizzano per scrivere le canzoni. E all'interno di questo video facevo continuamente dei rimandi al mio prodotto, lo mostravo anche all'interno del video, e il mio prodotto si chiamava Come scrivere una canzone di successo. Ora, a molti è piaciuto il video, si può vedere dal numero di like e dal numero di dislike, e il video ha fatto attualmente, la data in cui sto registrando questo video, 66.000 visualizzazioni. Ora, per la legge dei grandi numeri, su così tante visualizzazioni, cioè un certo numero che ti compra anche il prodotto, e quelle sono state le vendite più consistenti, non tanto le 66.000 visualizzazioni e quindi dalle vendite percepite tramite la pubblicità di YouTube. Bene, perdonami il video così lungo, spero che comunque sia stato interessante, spero di averti dato degli ottimi spunti. Quello che devi fare, amico mio, è testare e vedere qual è la strada più adatta a te. Se il video ti è piaciuto, metti like, lasciami un commento che ti risponderò il prima possibile, iscriviti al canale e seguimi su guadagnocolblog.it. Io ti ringrazio e ti saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao!